Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon X, sono sempre io, ThePokeDark97, ed eccoci qui davanti alla Torre Maestra. Ci troviamo sempre dentro la città di Yantaropoli e niente, nella scorsa parte ci eravamo lasciati proprio qui perché eravamo rimasti insieme ad Ornella. Praticamente ci siamo dati un punto di incontro in cima alla Torre Maestra per la consegna del Mega Cerchio. Appunto, nello scorso episodio abbiamo battuto proprio lei e ci siamo conquistati la medaglia della città. E niente, quindi entrati dentro la Torre Maestra verrà il sapiente della Mega Evoluzione e ci dirà: vai Ornella, l'erede del segreto della Mega Evoluzione ti aspetta in cima alla torre. Quindi noi corriamo subito da questa parte. Ovviamente questo tizio non ci fermerà. Solo pochi prescelti possono accedere alla Torre Maestra. Oh, ma tu sei... Passa pure. Bravo, bravo schiavetto. E niente ragazzi, da questa parte praticamente non siamo ancora arrivati. Qui dentro troviamo tipo delle casette, case incavate nella pietra. Il sapiente della Mega Evoluzione, il suo vero nome è Cetrillo. Che nome. Saliamo ancora. Possiamo trovare un'altra casetta. La Mega Evoluzione è solo un'altra sorprendente capacità dei Pokémon, ma anche senza Mega Evolversi rimangono delle creature meravigliose. C'hai ragione. Sembra che il sapiente della Mega Evoluzione sia un discendente dell'allenatore che per primo ha scoperto la Mega Evoluzione del suo Lucario. Wow. Saliamo ancora. Tiriamo qui dentro e possiamo trovare altri due tizi. Hai fatto tanta strada per arrivare fin qui. Tieni, te la sei meritata. Otteniamo la MT47 che contiene calcio basso. Beh, ottima da far imparare al proprio Lucario che otterremo in questa parte. Anche il professor Platana da giovane è venuto qui a fare ricerche sulla Mega Evoluzione. A quei tempi però rinunciò subito perché non si sentiva all'altezza. È bravo il finocchione. Ok, saliamo l'ultima... Sì, saliamo per l'ultima volta ed eccoci qui arrivati. A questo punto troveremo Ornella con i suoi due Lucario proprio qui in cima alla torre. E niente, aspettiamo un attimo i dialoghi. Adoro questo posto. Quando guardo il cielo il mio cuore si calma e sento di poter raggiungere qualsiasi obiettivo con i miei Pokémon. Grazie mille per essere venuto fin qui. Questo è un luogo designato per la consegna del Mega Cerchio, per non dimenticarci mai di puntare sempre più in alto. Bene, ecco a te il Mega Cerchio. Mi metto a piangere. Finalmente possiamo fare Mega Evolvere i nostri Pokémon. Inseriamo il Mega Cerchio al braccio sinistro. Col Mega Cerchio siamo ancora più fighi. C'è ben poco da dire. Affida la Mega Pietra giusta ai Pokémon che vuoi fare Mega Evolvere. Poi sceglilo per una lotta e assistilo per fargli raggiungere la Mega Evoluzione. Che c'è Lucario? Rio! Su! Mamma mia, che verso. Ho capito bene, mi stai dicendo che vuoi lottare per questo allenatore? Rio? Lo consideriamo come un sì. Che la sua affinità con questo allenatore sia più forte di quella che sente con me? Com'è possibile? Eh sì, tu devi proprio essere un allenatore fuori dal comune. Senti, ti andrebbe di lottare a fianco al mio Lucario? Lotterò anch'io con un Lucario. Due Lucario contro un altro. Ho dato loro la Lucarite, che sarebbe la Mega Pietra. Ah, sì. Quindi lottiamo, facciamo uno scontro Lucario contro Lucario, quindi. Sì, sì. Il nostro futuro Lucario. Forza Lucario. Mettiamocela tutta. Ok, parte la sfida contro Ornella, che vuole essere battuta per la terza volta. Ornella erede. Tipo, ma chi cazzo sei?
Bene, a questo punto, per far mega evolvere Lucario, clicchiamo su lotta. Guardate, c'è tipo Lucario a cresci pugno, danza spada, ferro strido e osso raffica. È sotto scritto mega evoluzione, tipo quanto alla vostra testa. Scritto gigante. Quindi mega evoluzione, non mega evoluzione, mega evoluzione, non mega... Basta. Usiamo cresci pugno. Allo stesso tempo facciamo mega evoluzione. Eccolo qua. Beh, ma spacca i culi. Ok, si trasforma anche il Lucario di Ornella. Usiamo cresci pugno, super efficace ovviamente. Aumentiamo il nostro attacco. Lucario avversario usa la stessa mossa. Ci riduce i minimi punti vita, ma niente paura. Riusiamo di nuovo cresci pugno. KO e Lucario avversario. Perfetto. Abbiamo avuto la meglio contro Ornella ancora una volta. Che legame meraviglioso hai con la tua squadra. E che forza unica. Che forza unica. Siamo fortunati. Ce l'abbiamo messa tutta in questa sfida tra Mega Lucario. Con un'affinità così forte con i Pokémon sarai presto un esperto della Mega Evoluzione. Ryo, vorresti Lucario come tuo compagno di viaggio? Sembra che vi intendiate ottimamente. Ryo? Ancora una volta. Lucario ti sta fissando. Vuoi prenderlo con te? No. No, scherzo. Riusciremo Lucario con la Lucarite completa. Sì, la Lucarite compresa. Vuoi dare un soprannome a Lucario? No. Pokémon e allenatori si infondono coraggio a vicenda. Finché faranno di tutto per prendersi cura gli uni degli altri, saranno sempre felici. Sagge parole di un erede. Comunque, per chi se lo stesse domandando, Lucario sarà un mio componente del team. Il mio quinto componente. E niente ragazzi, abbiamo ancora un bel po' di tempo per chiudere questo episodio. Quindi scendiamo giù per la Torre Maestra e avventuriamoci nel nuovo percorso. Anche perché prima di andare abbiamo una piccola novità. Serena ci farà un bel regalino. Andiamo di qua. Curiamo un attimo il team prima di andare. Dovrei anche comprare qualche super pozione. Sì, faccio tutto adesso. Perché credo di non ritornare più in città. Comunque, di Pokéball ne abbiamo 11, Mega Ball 10, Ultra Ball 0. Yep. Compriamo Iper Pozioni, ne abbiamo 2, anche 4. Repellenti Max 0, ne compriamo 3. Vanno bene, dai. Se ne vanno i money, se ne vanno tutti. Bene, ragazzi. Qui abbiamo praticamente esplorato tutto. Abbiamo Greninja come primo Pokémon. Iniziamo a mettere Charmeleon, perché attenzione, voglio anche la sua mega evoluzione. La mega evoluzione di Charizard. Charizard X. Che è qualcosa di fighissimo. E niente. Scenderemo da questa parte. Arriverà Serena. Senti, voglio darti questa. Otteniamo la MN03 che contiene Surf, così a random, grazie a Serena. Usando la MN Surf potrai muoverti senza problemi anche sull'acqua. A pensarci bene, è incredibile che tu sia venuto a Kalos e che ci siamo messi in viaggio insieme. Forse era scritto nel destino. Ah boh, chi lo sa. Fatto sta che io spacco i culi a tutti e tu no. Comunque, entrati nel varco, il cestino dei rifiuti è vuoto.
Tan tan tan. Ma dai. 33 Pokémon entrarono nella Pokéball, tutti e 33 trotterellando. Come imitare gli scioglilingua italiani su Pokémon, fantastico. Benvenuto, uscendo alla destra arriverai al percorso 12. Ok. Alla fattoria puoi cavalcare gli Skiddo, è divertentissimo. Ci andremo dopo. Cavalcheremo tanti begli Skiddo. Percorso 12, via dei Pascoli. Speriamo non ci abiti Giovanni. No, scherzo, basta, questa qui era pessima. Comunque vediamo un po' che Pokémon si trovano qui nell'erba. Slowpoke. Che grande sorpresona. Corri finché puoi. Ok, di qua. Oh, si dovrebbe usare taglio, non l'abbiamo. Ciao Totti. Fuggiamo. Ma niente di che. Comunque, da questa parte, parlando con questo tizio, guardate un po'. Una volta stavo per annegare e un Lapras di buon cuore mi ha salvato la vita. Mi rammarico solo di essere vecchio e di non potergli mostrare il mondo. Vedo che hai ottenuto la medaglia lotta. Devi essere un valoroso allenatore. Se non è troppo, posso chiederti di portare il mio Lapras in viaggio con te? Con piacere. Oggi è una giornata generosissima. Anzi, tutti sono generosi con noi. Non diamo il soprannome al Lapras. Ma guardiamo un po' le statistiche di questo Lapras. Lapras femmina, livello 30. Che ci viene affidato da questo tizio. L'abilità... No, che abilità? La natura è docile. Si addormenta spesso. L'abilità è assorbacqua. Ridà PS se il Pokémon subisce una mossa di tipo acqua. Beh, non è male, dai. Comunque, Lapras non lo terrò in squadra, anche perché abbiamo già Greninja, che è un tipo acqua. Quindi, di conseguenza, qui abbiamo il mare. Non possiamo andare oltre se non useremo la MM Surf. Quindi, verrà appresa da Greninja. Toglieremo attacco rapido. Sì. 1, 2 e tada! Impariamo surf. La baia azzurra, il mare è l'origine della vita. Adesso che vuoi un euro? Boh. Gente strana. Comunque ragazzi, usiamo surf di qua. Lottiamo con lui? Magari se ritorna indietro? Ok, perfetto. Nuotare, nuotare, che bello nuotare. Soli accompagnati. O accompagnati. O accompagnati. Da chi? Enrico nuotatore. Metto in campo Quillfish. Ma cazzo si chiama? Comunque ragazzi, usiamo i radi drago. Spam. Dimezziamo anche vita di Squillfish. Quillfish. Senza S. Quillfish. Perfetto. Quillfish fa KO. Prossima scelta, B-Nicol. Che Pokémon sei? Fatti vedere. Cos'è? Mai visto comunque. Ira di drago. Ma sembrano delle rocce marine. Boh. Ok, KO comunque sia. Fletching deve stare al livello 33. Si avvicina anche lui alla terza evoluzione. Voglio Talonflame. Comunque, battuto questo
questo tizio da questa parte non avremmo modo di andare avanti. Quindi l'unico modo per andare avanti sarà andare da questa parte. E poco a poco più avanti troveremo la fattoria Skiddo e l'intero percorso 11, diciamo compreso tra allenatori e altre insidie fantastiche. Quindi direi che per questo episodio è tutto, noi concludiamo proprio qui. E niente, The Pokédark 97 vi saluta e ci si becca nella prossima parte di Pokémon X. Votate, commentate e iscrivetevi ovviamente. Ciao belli!